la condizione della squadra. Allora, la condizione della squadra, i ragazzi si sono presentati in ottima forma in preparazioni, anche perché a loro era stato consegnato un programma di pre-ritiro e perciò devo dire che il lavoro è stato molto più semplice per noi addetti ai lavori. Certi carichi, carichi di lavoro, come li avete distribuiti? Allora, c'è una programmazione che è stata fatta con tutti i membri dello staff, appunto dal primo giorno per arrivare in condizione all'inizio del campionato. Perciò siamo partiti con dei carichi medio-bassi e piano piano, di settimana in settimana, andiamo a strutturare, soprattutto anche per quanto riguarda i lavori di forza, i carichi di lavoro e i piani di allenamento. Ci sono, come dire, sono state delle amichevoli, quindi i progressi dal livello, dal punto di vista fisico. Allora, per quanto riguarda gli amichevoli, i ragazzi ovviamente all'inizio si sono trovati un po' in difficoltà anche perché erano dei ragazzi nuovi che non avevano mai giocato insieme. Però devo dire che anche in merito all'ultima amichevole che abbiamo fatto contro il Palazzo del Pero si sono visti dei risultati positivi e la cosa importante è che i ragazzi si sono accorti di stare sempre meglio di partita in partita, di allenamento dopo allenamento. Anche perché per loro il prossimo campionato juniors nazionale resta comunque ugualmente una bella vetrina. Sì, ma quello lo pensiamo tutti, anche la società sta pensando questo, ok? Non siamo in primavera, però l'obiettivo deve essere sempre quello di fare i bene e nella maniera più professionale possibile. Quindi noi ci siamo messi a disposizione al 110% per raggiungere, gli stessi obiettivi che poi ci eravamo prefissati l'anno scorso, ossia, crescere i ragazzi. Farli stare bene qua ad Arezzo e allo stesso tempo ottenere risultati importanti. Dopo il tricolore vinto qualche mese fa, sicuramente è stata una grande, bella impresa. Vi sentite più responsabili in questo campionato? Devo dire che un po' di attenzione intorno a noi si è fatta sentire, anche un po' di pressione, però fa parte del gioco e questi sono stimoli per noi a cercare di fare sempre meglio. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.